Se vi ricordate, io ho fatto una serie di 5 video in cui cerco di costruire un alimentatore lineare fine di mondo. E quindi questo coso ha un trasformatore che ha un certo consumo, eccetera. Ok? Ho un alimentatore per la 12 volt degli apparati che tengo accesi, tipo lui e il routerino. 12 volt. Ho un alimentatore da 12 volt. Ma sono un coglione, sono un coglione. Ho una batteria da 12 volt 100 ampere. Ma che cazzo me ne faccio di un trasformatore da 220 a 12 per alimentare questi cosi quando io la 12 ce l'ho già qui? Sono veramente un coglione. Sono un coglione abissale. Sono un coglione epocale. Un coglionazzo. Sono un coglionazzo. E quindi io oggi quello che vorrei fare è eliminare questo, perché non serve un cazzo, non serve un cazzo, c'ho la 12 volt qua, che cazzo me ne frega, cioè c'ho questo e lì 12 volt 100 ampere ora, sono veramente un coglione. E tra l'altro questo coso è collegato all'UPS, quindi ho un triplo, quadruplo consumo, sono veramente un coglione, capite? E adesso vado a vedere il consumo che ho con queste cose accese. No, però il TV lo spengo perché sono 230 watt. Ah, vediamo quanto ho di consumo, così verifichiamo effettivamente quanto risparmiamo nel fare questa operazione. Potenza istantanea 427. Ok, sto consumando in questo momento 427 watt. E vediamo un po' poi che cosa succede eliminando quello stronzo e collegandomi direttamente alle 12 volt con gli opportuni fusibili, eccetera, 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 eccetera. Brutalità, brutalità, come vedete, brutalità. Ingresso 12 volt, uscita 5,5 volt, grazie al diodone. Ci vuole un elettrolitico perlomeno sull'uscita, sull'ingresso me ne sbatto. 2225 volt. Ovviamente anche lui recuperato. Due pezzi di filo del cazzo. Io quasi quasi ci metterei un portafusibile. Ed ecco qua, ho messo due portafusibili, un fusibile all'ingresso e uno all'uscita. Gli metto 1,6 ampere temporizzati. Non resta che provare e vedere che cazzo esce fuori. Vedere veramente che cazzo esce fuori da qui. Constatare sicuramente di aver fatto una cazzata. Una colossal cazzata. Presumo 5 volte e mezzo. E ora verificheremo con un tester che non trovo. Ah, porco. 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 Guardate qua. Guardate che porco. Ok, abbiamo un negativo qui che non farà mai contatto perché questi fili li devo spellare 2 metri. Li devo spellare. 2 metri li devo spellare. Vaffanculo, devo sempre sprecare per fare funzionare le cose. Vaffanculo, questo esce lo stesso e non fa contatto, Dio. Già perso troppo tempo appresso questa cazzata. 5,41 volt con 12 di ingresso. Potrei attaccargli un carico, ma non so cosa collegargli. 12 volt in ingresso, circa 13. Entrano qui, escono qui. 5,42 volt.
precisi, grazie al diodo. Abbiamo un fusibile in ingresso e uno in uscita. La letta di raffreddamento fredda perché logicamente non c'è assorbimento, non c'è collegato nulla. Quello che ho fatto è questo schema. Solo che ho messo un diodo solo, due condensatori da 100 nanofarad che sono sotto per comodità, quindi ingresso condensatore 100 nanofarad, uscita condensatore 100 nanofarad e anche un elettrolitico in parallelo che qui non c'è, e c'è un diodo. Il diodo mi alza la tensione, non sto qui a spiegarvi cosa succede, ma sappiate che questa cosa funziona così. E così ho un convertitore da 12 volt a 5 volt lineare, quindi non emette disturbi di nessun tipo. Con l'assorbimento questo coso scalderà un po', ma io me ne sbatto perché va bene così. Ho già staccato la 12 volt e la 5 volt, questo stronzo se ne va via. Come vedete ho incollato con la colla a caldo il circuito qui, quindi ora questo andrà collegato negativo e positivo, quindi dovrò svitare, quindi dovrò bestemmiare. Chiave da 13 corta, perché così non si rischia di fare contatto girandola. Ora velocemente, rapidamente, rapido graf, dovrei collegare questo, ma io devo collegare anche questo. Quindi ora qua che c'è un troiaio di cavi, identificare i positivi con l'uniposca rosso. Lui è corto, chissà se è avvolto qua dentro. Sì, è avvolto, come vedete, è avvolto qua dentro. E lo stesso vale per questo troiaio di cavi che si attorcigliano in un modo atroce. E quindi ora questo è il positivo, questo è il positivo, a cui mi piacerebbe creare un occhiello qua. Tra questi sono i negativi. Queste sono le alimentazioni 12 volt. Queste non hanno un fusibile. Provvediamo. Metà della mia vita passa a cercare gli occhiali, che non trovo mai e che poi sono davanti a me. Cazzo! Porta fusibili, che non mi piace perché è uno stronzo di merda. Ok, vediamo che fusibile c'è dentro. 4 ampere. Va bene, dai, 4 ampere mi va bene. Terminale a cazzo, ma comunque. Poi, prendiamo il positivo. Vediamo se ci arrivo col saldatore. Devo fare le cose storte, perché la mia esistenza è storta. Mi serve la forbice. Lo filo il castriano, mi serve il termorestringente, vediamo che cazzo mi serve ancora, porco quindi qua deve entrare e uscire un positivo, l'entrata gliela saldo qui così, con la merda proprio, con una palla di merda, di stagna di merda, e questo è collegato, e devo disaldarlo di nuovo, perché mi direte voi? Che mi sono dimenticato logicamente di infilare il termorestringente. Porco d***a! E risaldiamo sta cagata vomitata. Lo farò con la sinistra. Pallazza di stagno indegna. Indegna come piace a noi. Ora dobbiamo tirar fuori un cavo da collegare alla 12 volt. Non mi piace la sezione di questo cavo. Dove ho messo gli occhiali? Dio. Te pareva che sti cosi dovevano essere spellati di più. Porco 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 porco. Ne metto due in parallelo. Questo lo taglio. Che cazzo è il portafusibile? È salda, Dio salda. E qui abbiamo
E il positivo. Mi devo alzare di nuovo. Mi serve il cazzo di accendimento del termorestringente del mio cazzo. E qui abbiamo 12 volt in ingresso. Mi taglio qua e mi serve la spella fine. Filoni, spellatoni. Mi sono già scassato le mani in un modo assurdo. Ed ecco fatto. Connessione positivo 12 volt. Adesso farò lo stesso anche con questa cagata vomitata. Vaffanculo, telecamera del cazzo. Lo so che è un lavoro del cazzo. Lo so che dovrei usare gli occhielli quelli a crimpare. Ma io non ce li ho. Se qualcuno di voi vede che mi mancano componenti e me li vuole regalare, io sono felice, eh? Positivo, negativo, 12 volt. È uscita 5 volt con positivo, negativo, 12 volt. Ricordiamoci che il negativo è qua. Ora possiamo, credo, collegare. Batteria scarica. Adesso andiamo a ridere. Dunque, lui è il suo alimentatore. Dell'audio non me ne frega un cazzo. Il router è spento. Io sono disconnesso dalla rete. Infatti non c'è attività di rete. Questa va al 5 volt. Ma prima noi misureremo. E mi serve il tester. 13 e 10. Si vede? Non lo so, me ne sbatto. Che cazzo di vite ho messo? Va bene, abbiamo spento tutto. Abbiamo spento di botto anche questo computer, perché era sotto UPS. Me lo ero dimenticato. Ma vaffanculo. Allora, questo è un dado da 13. E quindi tutti questi buchi sono da aprire. Va bene, li apriamo così e li mettiamo così, eh. Visto che non c'è un cazzo da fare, visto che il signore è against. Allora l'UPS io lo spengo. Ecco, perfetto, l'UPS è spento. Così ora noi possiamo collegare tutto il cazzo che ci pare qua. A questo punto io gli metto anche il 12 qua. Che cazzo li muove più? Ora, negativo. Io sto attaccando direttamente tutto, mi fido dei miei cablaggi. E forse faccio veramente male. Questo sicuramente non ci passerà, quindi lo apro direttamente, guarda. Un risparmio di rottura di cazzo. Poi abbiamo lui. E i negativi sono già collegati. Cosa mi sto dimenticando? Questo che è il più importante. Ho già riacceso il router. Ti vuoi accendere UPS del cazzo? Ho riacceso l'UPS, che adesso è direttamente... No, direttamente un cazzo, è come prima. E ora non ci resta che misurare questo 5 volt. E abbiamo 5,43. Ladies and gentlemen, abbiamo acceso anche il nostro sistema che funziona a 5 volt. Con questi cavi di rete del cazzo, rigidi come la merda del Papa. Il sistema funziona. Ma salta fuori un altro problema che sarà oggetto di un altro video. Questo alimentatore stabilizzato che uso per tenere in carica la batteria non mi sta tirando fuori 13,8 volt come io gli avevo ordinato di fare, ma mi sta tirando fuori solamente 8,43. Probabilmente è morto. Ma perché tutti i problemi a me? Perché non si può vivere in pace in questo maledetto mondo? Perché giochiamo con la morte? Niente, non cambia nulla, si è fottuto l'alimentatore. E come al solito, sistemi una cosa, se ne sfascia un'altra. Abbiamo sistemato un'alimentazione, si è sfasciato un altro alimentatore. Ditemi voi se Dio non è un p***o. Ah, ma poi mi dicono, ma asbesto, ma perché bestemmi? Ah, asbesto, prenditi una camomilla. Qui bisogna bestemmiare da qui all'eternità. Cazzo di terminali del porco. Ora abbiamo addirittura 4 volt. Quindi questo alimentatore è morto. Perché, mi domando? Per quale motivo, a parte quello che tutti ben conosciamo? Ma vaffanculo. 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 O sono morti questi due diodi del merda, o questi due condensatori del cazzo, o l'elettrolitico della minchia, o questo transistorino del porco.
vaffanculo. La mia risposta a tutto questo è vaffanculo. Non perderò tempo a riparare questo oggetto merdoso, che di questo si tratta, di un oggetto merdoso. Questo oggetto merdoso ha fallito e io lo mando a fare in culo. Sì, questo ovviamente poi lo sistemerò. Faremo un video apposito in cui debuggeremo questo alimentatore e ovviamente nel farlo si romperà qualcos'altro. Ma per il momento io sono soddisfatto così. Ho tolto un alimentatore inutile, rendendomi conto di essere un coglione abissale, come vi ho già detto. Un coglione degli abissi. Negli abissi vivo. In quanto coglione vivo negli abissi della coglionaggine. Perché è inutile tirar fuori 12 volte da un trasformatore quando ce l'hai lì davanti. Questo lo mettiamo da parte, cercheremo di ripararlo. Questo ce l'ha regalato Giuseppe. E è bellino, mi piace, merita di essere sistemato. Imho! A che punto siamo adesso? Siamo al punto che il caricabatterie aggiuntivo per lei è lui. Quindi lui sta chargeando questa batteria, la cui tensione possiamo leggerla qui. Siamo a 13 volt. La 5 volt non la leggiamo, ma io ho deciso che me ne sbatto perché comunque la 5 volt c'è, perché lui è acceso e in questo momento vedo attività. Dobbiamo verificare questo stronzo di corazzini e dobbiamo riaccendere questo bastardo di merda che ho spento perché sono un coglione. Qui abbiamo due piccoli voltmetri che per adesso non utilizziamo, potranno essere magari messi qui in qualche modo, vedremo. Fatto sta che Medialab è sempre online. 485 giorni, nonostante gli innumerevoli e continui blackout dell'Enel, che continua imperterrita a fare inutilmente lavori senza risolvere mai niente, perché continuiamo ad avere blackout la mattina alla sera, dalla mattina alla sera, come si suol dire. Abbiamo recuperato dello spazio qui e dello spazio qui, molto interessante. watt, abbiamo risparmiato 100 watt. 100 watt risparmiati eliminando un trasformatore lineare e gioco forza eliminando anche un altro trasformatore lineare che forse ripareremo a questo punto, e vado direttamente a 12 creando la 5 volt da qui, sarà a una quarantina cinquantina di gradi. Potremmo aggiungere una ventolina, come vedete l'ho messo così in modo che il flusso d'aria salga, e perché sono smart, sono veramente smart, ma 100 watt di consumo in meno, sono stupefatto. In effetti questo coso tirava un bel po', lo terremo da parte o forse lo scaraventeremo molto lontano. Abbiamo meno cose. Abbiamo una ventola in meno, abbiamo più spazio qui, i sistemi sono online, funzionanti, Medilab è a posto, la batteria è a posto, siamo sui 13 volt al momento. In futuro pensiamo di, non lo so, di non fare un bel niente e stare così, come d'autunno sugli alberi, le foglie. Shikori
Io non ho pensato a fare riprese perché mi sono messo a fare le cose sul momento, come sempre. Però ho pensato, ok, è il momento di fare qualche ripresa perché qua ci sono degli accadimenti. E questi accadimenti riguardano l'Enel, che stamattina ha fatto dei lavori annunciati, quanto inutili perché tanto la luce andrà via sempre lo stesso appena piovono due gocce. E io dal bagno, dal piano di sopra, sentivo un bip costante. E già sono partite le bestemmie. Sono sceso qua, era tutto su, tranne lui che si era bloccato perché la tensione della batteria era scesa a 10 volt. Perché? Perché questo caricabatterie qui è una merda cagata e vomitata. Non è un vero caricabatterie, questo è un mantenitore di carica, un mantenitore di carica, maintenance, dice. Comunque non ce la fa a caricare una batteria così potente, per cui quando è saltata la luce, questa è scesa a 10 volt, ha tenuto su lui, ha tenuto su lui perché va a 5 tramite l'UPS, ma lui da 12 è sceso a 10 e ha smesso di funzionare correttamente. Mediala, tutto a posto. Ok, mi sono detto, porco d***a, come devo fare? Quindi ho preso la batteria del cinebasto, Vevor, che era lì sotto, e l'ho montata in parallelo a questa. Quindi lei caricava questa batteria. Sono risalito a circa 11,7 volt. Lui ha smesso di bippare. Tutto a posto. Sono passate 4 ore. La luce è tornata. Sono passate meno di 3 ore alla fine. E quindi mi sono detto, ok, ma che macello ho dovuto fare? Perché purtroppo la situazione è che il caricabatterie, e ora sto usando lui, che era quello del cinebasto, lui tira fuori diversi ampere se necessario, senza fare una piega. Gli ho montato un diodo, perché così quando lo spengo lui si spegne anziché essere alimentato dalla batteria, perché mi rimane accesa la ventola quando lui resta connesso e quindi consuma. Devo verificare questa cosa sul circuito. Comunque, ho montato un diodo in serie con una caduta di 0,2 volt, così qua gli ne arrivano 13,5 e la batteria si carica bene e quindi sono nuovamente a posto. Ma il problema qui è che i cavi di alimentazione, adesso io stacco il caricabatterie, sono avvitati fissi, quindi io non posso volendo swappare la batteria al volo perché non ho dove attaccarmi temporaneamente per fare un contatto in modo da poter togliere la batteria al volo con un'altra in parallela, rimettere quella. Ed è il motivo per cui ho costruito questi due super cavi, cablati e isolati per bene, con la violenza umana che ci contraddistingue, e quindi ho questi due terminali. Ora io con questi, se ho un problema, io potrò prendere un'altra batteria, attaccarmi così, in questo modo, svitare, rimanere collegato all'altra batteria e metterli sulla stessa batteria o su una terza, insomma, posso sostituire la batteria in questo modo. Dopodiché tolgo e sono nuovamente a posto. Quindi questa è una cosa che voglio fare, voglio fare il cablaggio come si deve, voglio eliminare questo trogiaggio di fili, passarli di dietro in modo che non rompano il cazzo e le palle, diciamo l'insieme formato da cazzo e palle. E sto facendo questa cosa, sto cercando di studiare come collegare questi volanti, che sono un po' una troiata, però vabbè, li terrò così, ormai ho messo questo portafusibile. Mi piacerebbe creare un pannellino con i fusibili da auto, io qua ne ho da 7,5 ampere che sono ottimi per l'UPS, ma ci vorrebbero dei fusibili da meno, ma per adesso i fusibili li lascio così. C'è questo che è dell'UPS e questo l'ho messo io per router, wifi. E che cazzo altro di me? Ah, ecco Razzini, che è qua dentro, che è questa scheda Alex, donata da Mangrovia, il caro Alex. Ci ha donato questa scheda tanti anni fa e ancora funziona, che è una meraviglia. È una scheda industriale. Vabbè, comunque devo fare questa cosa. Voglio eliminare questo troiaio vomitato di cavi saldati e isolati con fili tagliati, eccetera. E voglio fare le cose un po' più belline, intestando questi cavi con questi occhielli, che poi avviterò qui a questi terminali con dei bulloncini che poi ovviamente andranno isolati, quindi devo anche capire come isolarli, probabilmente dei giri di nastro autoagglomerante. L'autoagglomerante è veramente ottimo.
Quindi adesso io devo fare questa cosa. Ho già spento lui. Lui è già spento. Adesso l'unica cosa che spengo è poi tutto perché tolgo e faccio. Gli unici bulloni che ho trovato che entrano qua sono questi, ma sono lunghi 40 metri, come vedete. Quindi sto pensando che allora, qui abbiamo dadini, rondelle, due di questi, abbiamo anche rondelle che useremo. Quindi io li taglierei così. Come tagliarli? Ora, questa roba a quanto pare ha un troiaio tagliabulloni fatto apposta. E quindi io dovrei poterli mettere qua e questa vaccata ha la filettatura, quindi io posso avvitare. Ah, guardate che bello! Quindi io gli avvito il bullone, così il taglio viene preciso. Solo che per avvitarlo devo bestemmiare in sardo. Quindi avvitiamo. Bene, diciamo che voglio un bullone così, quindi io glielo avvito, dopodiché in teoria dovrei poter stringere con violenza inaudita e il taglio l'ho fatto e poi dovrei poter svitare. Un taglio direi ottimo, vediamo se questo entra senza difficoltà. Sì, no, sì. Perfetto, tagliato molto bene. Ora ne taglio un altro. Quindi glielo avvito. Diciamo così? Mi pare di sì. Avvito, stringo. Sistema ottimo, perfetto. Non sono un granché queste, sono della beta, credo. Bolt cutter, no, non c'è neanche scritto niente. Ah sì, beta utensili. Però, beta utensili, meh, direi meh. Quindi, per collegare i vari fili, io userò degli occhielli. Io qua metterò una rondella qua, poi un'altra rondella qua. Bullone. Potrebbe essere troppo lungo, potrei accorciarlo un po' dopo, non è un problema. Però questa è l'idea. Ora non userò le forchette, come si suol dire, ma vorrei usare gli occhielli, quelli fatti così. Quindi ci metterò questi e quindi saranno inamovibili, diciamo, in modo così fecal. Perché non so come altro fare e sono pronto, anzi, sono prono. Collegherò anche l'UPS, perché l'UPS prenderà la 12 volte del suo funzionamento da qui. E ho pensato anche un'altra cosa. Ho montato due viti differenti, perché una è questa qua, lunga, che stringe il cavo nel suo coso qui. E quindi posso fissarla. Sostanzialmente dimenticarmela, ma se un domani qui voglio aggiungere delle cose senza smontare tutto, io ho messo questa vite più corta e io qua posso aggiungere con gli occhielli, con le forchettine, qui glieli posso aggiungere anche successivamente e questa vite essendo più corta mi va a stringere tutta, mi va in battuta e ho un contatto elettrico che posso creare volante quando mi serve. Non solo, ma è pure a taglio, quindi posso usare anche un cacciavite del cazzo, posso usare una moneta, posso usare un coltello, qualsiasi cosa per aprire questa vite. E ciò mi fa molto piacere. Anzi, sto proprio pensando che potrei farla per ogni cosa, perché io non collegherò tutto qua dentro. Questa è solo la chiusura del morsetto. Così la 12 volt che va all'UPS è fissa e a questo punto le cose le posso attaccare qui tramite questa vite aggiuntiva. Io posso mettere il mio router e lo avvito e ho il collegamento del jutege. Stringo e sono a posto, ne posso mettere 1, 2, 3, 4. Questo è un buon sistema, devo dire.
Così non stacco l'UPS, non stacco le cose critiche che sono diventate dall'UPS, stacco solo quello che mi può servire. Potrei in teoria fare così, mantenere un contatto no. Potrei usare delle forchette, sì, così mi piace. A questo punto non ci resta che fare il lavoro, quindi stacchiamo ufficialmente la batteria in carica, il caricabatterie, il battery carica, il caricazzo. Spegnere il router a questo punto. Ora l'unica cosa che è connessa è questo e le batterie. E io l'UPS lo spengo. Perfetto, UPS spento, posso scollegare con la 13. Posso già togliere, appunto, così ho un terminale sano, un collegamento solido, fatto bene, perfetto, chi lo muove più? Quindi ora, se voglio, io qua ho UPS che va intestato e stacco anche da questo lato. Cosa cazzo c'è qui? Sapete che vi dico, ma io tengo questo cavo, funziona, la sezione è più che sufficiente, ma perché cazzo mi devo rompere i coglioni? Non c'è la forbice, e lo sapevo io, forbice sparita, e come sempre perdiamo mezz'ora a cercare le cose, vaffanculo. Questo lo tagliamo e questo lo tagliamo. Sono stato bravo e ho saldato. Bravo me stesso. Ho fatto una saldatura che taglierò con violenza. Pare facile, ma non lo è. Vediamo se il saldatore a pistola avrà ragione di questa saldatura. Fatto un collegamento fatto troppo bene e non si apre più. Va bene, tagliamo. Il cazzo si è sbudellato. Ecco, vaffanculo. Vediamo questo fusibile. Ma qua non c'è nessun fusibile. Ma che cazzo è? Ma questo non è un fusibile. Non è nessun fusibile. C'è una saldatura fatta, è un fusibile finto. Ma è pazzesco. C'è un fusibile finto. Pazzesco, va bene. Dissaldiamo i due contatti di questo finto fusibile. Se Dio mi fa il favore di non essere... forse riesco a sistemarlo. Sperando che si veda, ho voluto provare a fare questo collegamento così che si vede ogni tanto su internet. Che sinceramente mi sembra una cagata vomitata, ma ho deciso di provarci lo stesso e ci metterò un po' di pasta salda così e dopodiché irrorerò di stagno e poi successivamente ovviamente ci andrà il termosestringente. Ci metterò il termosestringente. Come immagino già sta avvenendo una cagata e uno dei due cavi che sto usando è una mezza merda. Ma chi me l'ha fatto fare di fare sta cazzata? Non è male. Se trovassi un termorestringente rosso avrei più piacere a vivere. La vita mi sorriderebbe. Ma purtroppo non ho il termorestringente rosso. Quindi devo mettere il termorestringente rotto. Rotto in culo. Ora termorestringo. E anche questa orripilante giunta è stata fatta. Bene, abbiamo un cavo un po' più lungo. Ora qua devo intestare l'occhiello. Oh. Poi io crimperò e successivamente salderò, perché non mi fido delle crimpature. Ora vediamo se mi ricordo esattamente come si fa, ma questo andrebbe messo così e poi bisogna schiacciare con una rabbia inaudita, con odio, io vi consiglio con odio etnico,
di schiacciare. E come vedete è venuta una merda cagata e vomitata. Perché? Perché questa pinza per crimpare è una pinza per cagare in realtà. È una pinza che fa cagare. È una crimpatrice veramente del cazzo. E fa delle crimpature veramente fecali. Fecali. Sono crimpature fecali. Io mi sento proprio fecalizzato, mi fecalizzo quando crimpo con questa roba. E crimpare magari un'altra volta. Però vedete, è venuta una merda. E se io adesso non li saldo, questi qua poi mi si staccano. Io cosa faccio? Crimpo e saldo, così come si suol dire vaffanculo. Vedete, crimpatura con fili a cazzo. E io saldo. Così i fili a cazzo se ne vanno a fare in culo senza passare dal via. E questo cavo non si staccherà mai più. È stagno a mai finire. Ed ecco, intestato e crimpato. Ecco adesso la possibilità di rovesciare il cassetto dei fusibili generando una quantità di bestemmie inaudita. 6,25 A. Quindi questo lo metto qua, questo me lo tiro lì con la sua molla, ficco. E ho il fusibile, adesso sì che ho il fusibile. Rabbia! Quindi termo stringente. Se avete una crimpatrice decente da consigliarmi, io sono tutto orecchi e orecchie, come volete dire. Sono tutto un coglione. E poi una bella termo stringita, così, con l'accendone. Ora sono prono e pronto, perché questi li possiamo collegare. A questo punto io mi domando, che cosa ho messo a fare questo cavo? Perché non uso viti corte ovunque e mi collego direttamente con questi e con le altre utenze? Questo cavo è inutile, ho fatto una cosa inutile. Quindi ora io questa roba la tolgo, perché è una superfetazione, non serve a niente. È stato un esercizio di stile. Abbiamo creato un esercizio di stile. Quindi questo via. Nel frattempo mi sono detto, che cosa mi impedisce intanto di fissare questi? Perfetto, adesso a questo punto, con molta calma e cautela e gioia di vivere e orrore esistenziale, io qua posso collegare le altre utenze. Ma sì, dovrei cercare due di questi più lunghi, così ci metto i vari pirli. Ed eccomi nel mio negozio di ferramenta preferito. Eccola, trovata. E sono due, perfetto. Ora posso praticare l'uccellagione. Adesso devo passare bene questi due cavi, perché così come sono messi sono una scudisciata nelle palle. Cavo alimentazione del cazzo, questo va passato assolutamente dietro, in modo che non rompa il cazzo nonché le palle. UPS si lamenta e vedete da replace battery, ma io non ti replace un cazzo, io ti metto in carica, poi potremmo fare replace battery come vuoi, come ti pare. Ecco, io adesso posso fare così, vedete, in modo estremamente semplice, 1 e 2. Ma vediamo che cosa mi segna quando fa così. Che cazzo mi stai segnando tu, che mi hai rotto i coglioni, che non ti va mai bene niente. PS di merda. 1 e 2. 13 e 2. Che cazzo vuoi di più dalla vita? C'hai 13,2 volt. Cosa cazzo vuoi dalla vita? Toh, vuoi la carica? Ti do la carica. Toh, ora c'hai 13 e 4. Non rompere i coglioni. Cavi alimentazione a minchia. E anche lui se ne va a fare in ano. Ecco fatto, ovviamente si sta tirando tutti i cavi possibili di questo pianeta maledetto. Lo sento. Oppure potrei usare questi e collegare il router così. Ecco, ho acceso il router. Toh, ho acceso l'altra cosa. Ma sì, io farò così. Fanculo alla telecamera. Fanculo alla telecamera, fanculo. Essere in una posizione che rompe i coglioni, il cazzo, le palle, tutto.
infilare il cazzo qui, prima che poi bestemmiate come i turchi ottomani con ottomani, si potrebbe ficcare dentro. Vai a fare in culo. Affanculo. Ecco. Ma vaffanculo, il portafusibile, Dio. E ora posso accendere il router al volo. Negativo, scottandomi, è positivo. E non si accende un cazzo. Dimmi che ho messo l'alimentazione al contrario. Ma questo che cazzo? Ah, certo, perché l'ho spento, sono un coglione. Accendiamo. E si è acceso. Come potete osservare che non avete visto un cazzo, lui si è acceso. Ah, ora devo fare la stessa cosa per Corazzini, il cui cavo di alimentazione passo sempre nello stesso modo da dietro e me lo tiro con rabbia ed eccolo qua. Ovviamente questo è più corto, quindi non ci arriverà. Quindi allora me lo devo tirare un po' da dentro la macchina, che c'è plenty of cavo. Due bei morsetti della Parkside trovati, immagino, alla Lidl. Morsetti Parkside. Comprati a un cazzo e due barattoli. Economici. Dentro lì non ci vuole entrare neanche per l'anticamere del cazzo del s***o. Cavi che si attorcigliano in continuazione. È una cosa pazzesca. Quindi ora qua gli metto questo e poi accendo Corazzini e ho i due sistemi accesi. Benissimo, abbiamo ricollegato tutto, ora manca solamente l'alimentazione 5 volt per quel troione di Virvax. E Virvax ha rotto i coglioni. Virvax, scheda Alix A64, con problemi sempre strani. Oh. Miglioriamo il sistema alimentazione pure qua. Colleghiamo il saldatore che sta proprio dove c'è il treppiede, quindi fastidio di vivere, fastidio. Saldatore cinese preso su Amazon, 13 euro, lo trovate in descrizione. Fa cagare ma funziona bene. Dopo un po' si distrugge. Quindi compratene 12. Il mio consiglio è compratene 12 e tiratevi sulla schiena ogni tanto. Li prendete e ve li tirate sulla schiena. Connessioni cosiddette colossal merda. Intenzione di aggiungere una cosa molto fecale. È un indicatore di voltaggio che ho stupidamente rovinato con la colla a caldo. Ma me ne sbatterò perché ora questi fili io li accorcio, dopodiché mi collego negli stessi punti e posso attaccarmi al cazzo. Ecco, attacco uno, si stacca l'altro. Storia della mia vita. Tiè! Colla a caldo e vaffanculo. Colla a caldo, salvezza dell'umanità. E posizionamento effettuato. Quindi qua adesso abbiamo 5 volt. 5 volt che devono fecalizzarsi in qualche modo. È andato tutto bene. Ho rimesso tutto ok. Ho ricollegato l'alimentatore che ho costruito al volo per i 5 volt con un diodo. Ho 5,51 volt di alimentazione per la Pine 64. Sta funzionando bene, non ho problemi in questo momento. I cavi sono passati finalmente bene. Ho tutto con dei morsetti, quindi posso accendere e spegnere quello che mi pare quando mi serve. Questo è il morsetto della ventolina che per ora è semplicemente poggiata qui. Ho i misuratori di differenze di potenziale connessi, quindi vedo 5,51 volt qui collegati direttamente all'ingresso del Pine 64 e ho un 13,4 volt sulla batteria che finalmente è caricata bene, grazie a lui, e si è caricata tutta la notte, infatti adesso spengo. Abbiamo 13,3 volt, quindi la batteria è ok. Adesso la accendo di nuovo perché verso le 2 di pomeriggio l'Enel staccherà di nuovo la corrente e io non riesco a parlare perché ho bisogno del caffè. Per quanto riguarda il resto, ho un po' di casino da sistemare perché devo fare altre cose. E questa batteria che ho caricato, guardate un po', è diventata 14,74. Ah, guarda un po'. Quindi se io metto in carica di nuovo, adesso è 14, carica. Quindi vuol dire che lui che adesso è a terra,
Il caricabatterie, questo qua che avevo lì. Lui mantiene bene la la mantiene bene la carica e quindi la batteria è caricata bene, forse un po' troppo, 14,1 è troppo. Questa dovrebbe andare a circa 13,7 per essere sicuri. Sono a posto, devo fare dello spazio, devo eliminare e sistemare questi. Devo decidere cosa fare con questi hard disk vecchi. Dopodiché è il momento di dedicarmi a delle cose che devo eliminare. Quindi questo sarà probabilmente un altro video.